Buongiorno Ramon Armando Stanislazzo. Buongiorno ragazzi. Maestro, come sta? Bueno, yo estoy siempre bene porque tengo el sangue argentino de Buenos Aires de lo café la mamá. Ramón, bastava dire bene. Poi argentino. Puta madre de lo disco bomba pipo. ¿Por qué debe siempre dire cose sbagliate a lo momento sbagliato? Ma perché? Como que son en Italia de 57 años, jamás aveva sentita un cacacase così parlare alla radio. Maestro, sono due anni che lo dico anch'io, però sorvoglio perché Pippo è permaloso. Vogliamo parlare di cinema? Claro, Liantra. Y parlamos de cinema y parlamos de un film che ha fatto la storia mondiale delle film de fantascienza. Ah, il mio genere preferito. Immagino ci parlerà di guerre stellari. Io dico E.T., secondo me. Bueno, ragazzi, vedo che siete intendetori, ma il film capolavoro de fantascienza è Bale Spaziali. Grande Mel Brooks, grandissimo. Ma questa è una parodia di guerre stellari, non è proprio un fantascienza. No, Liantra, la verità è che Spielberg tiene copiato Bale Spaziali e ora vi faccio sentire proprio il momento in cui una scena del film los actores prevedono questa possibilità. E vabbè, sentiamo, vediamo se è veramente così. Cioè, si prevede nel film che copierà. Capitano Nunziatella, stiamo andando a velocità massima. Non basta, acceleriamo. Quello che ci segue è Spielberg che vuole copiarci le battute del film. Velocità smodata, via! Aia, cos'è? Capitano, ora siamo a velocità smodata! Forse è meglio fermarsi! Mai! Non basta il tetto! Adesso vi farò vedere io come si raggiunge la massima velocità alla faccia dei neutrini e di quel cesso della Gelmini! Capitano, ma questa è la velocità impossibile! Ecco, l'allarme. Che cazzo è questo rumore? È partito l'antifurto? Negativo, capitano. Allora sono le quattro frecce. Negativo. E allora si può sapere che diavolo è? Capitano, guardi, è Spielberg che ci sta suonando il clacson e fa segno di accostare. Fermate i motori. No, ma cos'è? Cazzo, mi sa che stavolta gli vendo il copione del film. No, capitano, perché? Perché così non ci romperà più le balle spaziali. Ma che cos'è sta roba? Ma Ramon, bah, lo so io, Ramon, questo è tutto finto, secondo me. Infatti, poi Balli Spaziali lo conosco a memoria, non c'era questa scena, non è così. È vero, non c'era scusate, questa scena. Scusate, ragazzi, ma deve aver avuto un problema, è il mio amico che mi ha passato l'informazione su il film, lo capisci? Ma scusi, chi sarebbe questo suo amico Spielberg? No, si tratta dell'avvocato Giacinto Canzola. No, ma anche lei si è fatto fregare da questo ciarlatano. Facciamo così, noi fingiamo di non aver sentito nulla e ci sentiamo la settimana prossima, che magari dice? Guardi Striscia la Notizia ogni tanto. Ecco, bravo. Così si informa. Ciao Ramon. Bueno, alla prossima settimana. Ma tu dimmi, se uno per campare in Italia se deve guardare il Gabibbo, puta madre della parosca del suo domandevolezza. M2O. Un mondo allo stato puro.